Carissimo Giorgio, ciao. Allora io, sempre il nome del fondatore dell'impero, Cesare Augusto, imperatore del nostro grande impero, che fu di Roma, della nostra Roma madre antica, ti saluto, conosciuto tutti. Allora senti, ti preannuncio un'altra notizia che uscita Aurora. Una notizia che fa riferimento alla Seconda Guerra Mondiale, cioè che i Stalin e i francesi e gli inglesi, cioè i russi con i francesi e gli inglesi, si erano messi d'accordo di fare la guerra alla Germania già nel momento in cui avevano firmato il patto Molotov-Ribbentrop. E ti ho mandato anche l'articolo anche a te e anche altri, e quindi dico ai nostri amici che ci ascoltano di andarselo a leggere sul sito di Aurora. E questo dice lunga. Sì, ma non mi meraviglia, non mi meraviglia. No, guarda, neanche a me meraviglia, visto il comportamento postumo. Quindi il fatto che Stalin poi avesse fatto ciò che poi fece dopo, questa è la dimostrazione che l'intenzione c'era. Infatti allora, l'articolo parla che Stalin era pronto a inviare 1 milione di suoi uomini in aiuto agli inglesi e francesi. Poi non so per quale motivo la cosa non andò avanti, ma lo dice l'articolo su Aurora che ho citato adesso. Allora parlami un po' di quello che ho scoperto oggi. Sì, dopo. Prego, prego. La storia non è mai lineare. No, mai. La storia è costituita da eventi che si sviluppano all'interno di certi paesi, di certe unità territoriali, sì, e che vedono... Sì, pronto? ...in conflitto tra di loro... all'interno e all'esterno di questi paesi. Sì. Che ci fossero delle forze legate agli occidentali nell'URSS ne sono perfettamente convinto anch'io. Però sta di fatto che la spartizione della Polonia è avvenuta negli interessi dei due partiti che erano interessati, no? dei due stati che erano interessati a spartirsi la Polonia, visto che la Polonia era stata, fino al primo conflitto mondiale, era stata retaggio della Russia, soprattutto della Russia zarista. Sì, sì. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è che la politica è sempre molto ambivalente. Oggi noi ci troviamo in una posizione molto chiara. Perché? Perché gli interessi statunitensi di carattere geopolitico confliggono in maniera radicale con la geopolitica della Russia. Sì. Ciò non toglie che siano moltissime le persone che continuano a dire che Putin fa una politica sostanziale di accordo con gli Stati Uniti. Perché? Perché la politica è sempre ambivalente. Allora, noi bisogna che discutiamo di queste cose con le persone con cui abbiamo a che fare, perché, certo, perché come dicevo la linearità nella linea politica non c'è. Stalin permise a Hitler di dare una botta colossale alla Francia-Inghilterra e comunque sia, a parte gli accordi che Stalin avesse preso in quel momento, i fatti sono avvenuti così, non esatto. Si può dire che sia il contrario. Esattamente. Lo stesso dicasi che al momento opportuno Stalin era pronto ulteriormente a cambiare perché, avendo avuto già il sostegno militare ed economico degli americani, stava tranquillo e poteva tranquillamente, e queste sono le politiche vere che si fanno, allearsi con l'asse, perché i soldi già ce l'aveva avuto dagli americani. Infatti. Le armi già le aveva avute. Capito come stanno le cose? Ho capito. Stanno sempre così. Di lineare non c'è mai niente. Barcamenarsi, vieni qui, su questo interessante numero di storia, eccola qui, di cui leggeremo alcune cose. Sì. Qui c'è, ad esempio, come i nazisti si impadronirono dell'Alto Adige nel 1939. È vero. Come i nazisti si impadronirono dell'Alto Adige nel 1939. Sì, bello. È vero, perché? Perché una politica espansionistica tedesca, ricordo che le politiche espansionistiche si sono sviluppate all'interno di una grossa struttura
territoriale sono solo politiche di difesa. Sì. Sono politiche di difesa. Sì. Perché tu devi, se ti vuoi difendere, devi sempre creare delle prime linee, dei contrafforti che sono prima, sono ancora prima dei tuoi confini. Ecco perché per noi la Libia è sempre stata la quarta sponda. Esattamente. Ecco perché per noi, anche nei momenti di massima debolezza morale e di indipendenza italiana come adesso, per le strategie italiane la Libia e l'Albania sono comunque le quarte sponde. Sì, uno sì. Può dire quello che vuoi. Sì. È chiaro, esatto. No? Esattamente. Allora, detto questo, dicevo, non mi stupisce assolutamente che lo scontro in atto in Russia all'epoca fosse lo scontro di oggi, perché esistono ancora in Russia delle forze legate strettamente agli interessi economico-finanziari di loro signori, perché quando c'è stato il crollo della cosiddetta potenza dell'URSS per il tramite del vendutissimo e ubriacatissimo Yeltsin, sì, esatto. E per i compromessi di Gorbaciov, e c'erano pronti lì dorsignori, tra l'altro, di precisa e delineata religione, che nel giro di pochissimo tempo si sono impossessati e hanno privatizzato tutti gli enti pubblici dell'URSS energetici. Cioè, ha una ragione, no? Sì. Esattamente. Allora, è stato Putin che se l'è tolti dai coglioni, ma c'erano lì, no? Dove c'erano lì? Ed erano come? Operativi, non solo c'erano, ma non possono dire che questa gente è sorta dal nulla. Ma no? Infatti è venuta fuori da un nido di vespe, stavano lì. Ti posso dire una cosa? Comandavano. Ti posso dire una cosa? Sì. La presa del potere di Putin e il suo gioco di poteri forti, in un certo senso, è stato anche, se vogliamo fare un parallelo, un po' quello che fece Mussolini nel 22, prima di andare a potere. Con la differenza, perché non può essere che così. Sì, con la differenza che Putin a questi qui li ha tutti tagliate le zampe, mentre Mussolini non fece proprio così. Cioè, li giocò, no. Non al potere, ma non gli tagliò le zampe come ha fatto Putin, questo voglio dire. Tale era il disprezzo che Mussolini aveva per queste persone che pensava tranquillo di poterseli lavorare. Sì, invece no. Non se li è lavorati proprio per niente. No, anzi. E ne ha pagato le conseguenze. Infatti, come ben sappiamo. Esattamente, però queste cose le dobbiamo dire, dobbiamo ripetere. Ma certo dobbiamo dirle, vanno ricordate. Allora, io ne approfitto tra i tanti scritti che ho qui a portare in mano, che veramente sono tanti, li faccio vedere ai nostri amici, perché è bene che i nostri amici sappiano che noi stiamo elaborando dei documenti. Certo. Questo è uno. Vediamo. Manifesto per Nuova Europa. Ah, bene. Questo è un altro. Questo è veramente un articolo importante. Allarme della London School of Economy. Non rimarrà nulla dell'Italia. Cosa che è nulla? Dell'Italia? Ah, non rimarrà nulla dell'Italia, sì. Andiamo bene. Sì, e dice come questi mascalzoni che comandano oggi stanno operando proprio in questo senso, nel senso di impoverire sistematicamente tutta l'Italia. E qui non è che lo dico io, lo dice uno che è della London School of Economics. London School, sì, certamente. Sì, è stato pubblicato su 24 ore, sole 24 ore. Pure, andiamo bene, lo leggeremo, sono spacciati al massimo. Al momento opportuno, dice esattamente quello che noi abbiamo sempre detto. Sì, terzo sì. Punto. Sì. Quando noi parliamo di rivoluzioni, dobbiamo sempre parlare di forze politiche che una volta emergenti hanno avuto il coraggio di elaborare delle strutture giuridiche. Allora, quando noi parliamo di rivoluzione francese, noi parliamo di un qualcosa che è avvenuto e che a un certo punto, nel primissimo 1780... Sì, è andata via la voce, un attimo. Ha avuto il coraggio di creare... Scusa, è andata via la voce, nell'anno 1800 sì. Che era? 1789. Ah, francese, sì, sì. 1789. Nel 1789 sono stati elaborate la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Bene, giusto? Bene, sì, sì. Allora,
attenzione, lo faccio vedere, perché sennò qui le cose non si afferrano mai. Quando si parla di rivoluzione, non si parla di agitazioni di piazza che non hanno mai fatto un cazzo, servono solo per buttare fumo negli occhi agli imbecilli. Alla Masaniello, diciamo, oppure queste manifestazioni pro domo loro dei vari sindacati che lo fanno esclusivamente per far vedere che si fa qualcosa, e cioè sistematicamente per manipolare le persone. Il principio di uguaglianza fu elaborato appunto all'inizio del 1789 e che riguarda la libertà della persona, la proprietà, diritto inviolabile e sacro, secondo l'articolo 17, la sicurezza e la resistenza all'oppressione, porca la madosca! È chiaro? Chiarissimo. Allora, quando tu elabori il principio della libertà della persona, ma devi anche vedere, per noi oggi parlare di libertà della persona sembra un discorso ovvio. In realtà la libertà della persona non esiste, perché quando permetti a una banca, no, di portarti via la casa sulla base di accuse pretestuose e false, perché il più delle volte i decreti ingiuntivi delle banche sono decreti falsi, no? Che si dimostrano poi nei fatti essere falsi, ancorché qualcuno riesca a reagire, vuol dire che il potere reale ce l'hanno le banche, che sono quelle che ti cacciano via da casa e ti mettono a dormire sotto i ponti. Allora, questa è una delle fondamentali obiezioni che noi portiamo, perché lede il fondamentale principio di uguaglianza e di libertà, perché la libertà e l'uguaglianza coincidono anche col concetto di proprietà. Secondo il principio, non tutti i proletari, come vogliono i marxisti nell'interesse dei loro signori, ma tutti i proprietari, come invece fondamentale del massinianesimo. Esattamente. Essendo tutti i proprietari, quello è il principio a cui noi comunque ci atteniamo. E allora, siccome questo è il principio e questa è la nostra ideologia, e sulla base dell'ideologia e anche sulla base del pensiero del grande politologo Carl Schmitt, il primo atto della politica è l'identificazione del nemico, io identifico nella banca il mio principale nemico. Poi quando qualcuno mi viene a dire, ma forse no, a me non me ne frega niente che quello dica forse no. Per me la banca è il principale nemico. Se la stronco, troncandola proprio nel pieno della sua tentacolare presenza nella storia dell'umanità e soprattutto dell'Europa dei giorni nostri, io sono felice. Comunque sia, perché è il nemico. Allora, cosa ha fatto il Parlamento francese in modo tale che noi possiamo dire che quello è avvenuta è una rivoluzione? Perché il Parlamento ha soprattutto sottolineato. Sì, per mezz'ora, arrivo io. Sì, tu ti chiami quando arrivo, ti chiamo io, ok? Allora, ti chiamo io in ogni modo, arrivo dove siete, preoccuparti, eh? Adesso sono impegnato che ho dovuto fare. Sì, non preoccuparti, dai, ci penso io. Ciao. Scusa Giorgio, allora, avanti. Vai. Sì, il concetto della sovranità. Allora, dice, oh, ormai l'hanno dato per scontato. Non è vero. Il concetto della sovranità elaborato all'interno e all'inizio della Rivoluzione Francese dice, un altro pilastro della dichiarazione è il principio di sovranità. L'articolo 3 prevede che il principio di ogni sovranità, il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Sì. Intendendo per nazione, come la intendevano loro, un gruppo di individui che hanno elementi in comune, ma non l'autorità e la sovranità del re, che all'epoca era il solo sovrano. Gli altri non erano sovrani. Non esistevano per niente, infatti, come entità, come persona. Allora, è vero. Se la sovranità risiede nella nazione,
Che significa? Significa che non risiede nel re. Questo è l'atto rivoluzionario, perché il re invece era l'unico sovrano, laddove tutti gli altri cittadini non esistevano proprio quanto cittadini, e noi faremo vedere, se resta del tempo, come proprio in questo numero della rivista Storia si parla del sacco di Roma del 1527, dove diremo altre cosette piuttosto importanti che ti devono far riflettere. Certo. Allora, perché è stato permesso che ai cittadini di Roma fossero fatte le peggiori angherie di questo mondo? Perché il cittadino non contava nulla, non era nessuno. È chiaro, no? Chiarissimo. Essendo lui che contava il re, essendo il re, nel caso di Roma, il Papa. Allora, la nobiltà era sovrana nei limiti della loro sovranità. I sovrani veri e propri erano i sovrani e gli altri erano zero. Ecco perché qui ci troviamo in un atto rivoluzionario fondamentale, da cui ovviamente è derivata per via diretta il fatto che tu, Luigi XVI, continui a rompere i coglioni, no? Perché vuoi continuare a sostenere che la nostra non esiste, la nostra sovranità. Mm-hmm. Invece tu sei l'unico sovrano, ti pigli e ti tagli la testa. Che c'è di strano? Niente. Dimostrando con ciò che, tagliandoti la testa, sei un uomo come tutti noi, capito? Ho capito bene il concetto. È chiaro? Vedi un po', capito? Se sei figlio di Isaia, vedi un po' tu, no? Gli dicevo. E quello dicevo. Allora, e questo è quanto volevo dire, anche perché è bene risaldare il quadro generale entro il quale noi dobbiamo muoverci. Noi ci battiamo per la difesa della sovranità del cittadino. Se il cittadino può essere sbattuto con un calcio in culo fuori dalla propria casa, primo principio di proprietà, non esiste nell'ambito di un'ideologia che è quella tutti i proprietari, non puoi essere proprietario se non hai il diritto, se poi non hai i soldi un'altra cosa, non hai il diritto di acquistarti la casa dove abiti, di essere padrone della casa dove abiti. Esatto. E allora tu, banchiere finanziere, no, vuoi riportare l'Italia nella situazione in cui si trova l'URSS, perché l'URSS che cos'era? Era un sistema dove qualsiasi funzionario statale poteva cacciar via un individuo da casa sua, perché non era casa sua, perché era di proprietà dello Stato, ergo di proprietà della burocrazia di Stato. Esatto. Allora, lo stesso discorso è questo. Banca, vieni qui e dici, ti porto via la casa. No, tu porti via la casa sotto il culo a tua madre. Ma esatto, infatti sto dicendo. Di banca. Se ti capita ancora un po' di vita che ti lascio io. Infatti il comunismo russo, cioè il bolscevismo, non era né più né meno con capitalismo di Stato. Era capitalismo di Stato gestito da loro signori, certo. Cioè da una banale burocrazia che sappiamo chi era, perché erano loro signori, certo. Burocrazia di partito. Bravo, no? Così, esattamente. Dove non esisteva alcun diritto per il cittadino. Esattissimo. No? Alla faccia che poi i coglioni, che sono quelli che oggi credono ad D'Alema, a Renzi, a questi qui, erano convinti che quello fosse il paradiso dei lavoratori. Altro che paradiso, sappiamo come è stato capito? Bersani, capito? Bene, e allora questi sono quelli che oggi sono completamente asserviti agli interessi delle banche. Perché? Grazie. Perché il PD è il partito che esegue alla lettera gli ordini delle centrali bancarie, esatto. A cominciare dal Monte dei Paschi di Siena. Esatto. Bene, Giorgio, adesso però, sempre per stare nel tema di quegli anni lì, no? Mi hai parlato di un altro articolo che è clamoroso, che non lo sapevo, qui dell'intervista di Franco Bandini. Allora, quello tra l'altro più interessante riguarda un articolo di cui ovviamente leggeremo tre o quattro frasi, sì, che è proprio di un interesse incredibile, perché è proprio del grande giornalista storico Franco Bandini, che esatto, noi conosciamo perfettamente. Infatti. E vedi caso
è quello che ha coordinato una intervista a certi ammiragli italiani. Questo è del dicembre 1981. Ah, allora scusami, gli ammiragli italiani dell'81 erano sicuramente ufficiali del 40-45. Sì, sì, ma io aspetta un attimo, fate il titolo. Fu una vergogna, però... punta stilo. Io dico di sì, fu una vergogna come? Io dico di sì, ma una vergogna alla grande. Vergogna sì. Avanti, va avanti. Tavola rotonda con gli ammiragli. Scusa. Vedi che a un certo punto questi devono comunque difendere le posizioni. Sì, no? Dedichiamo con questo breve servizio qua, dedichiamo questa parte qui di questo servizio, la dedichiamo, se permette la vuole dedicare, a Alberto Santoni, l'ultrista in servizio permanente effettivo. E lui è, diciamo, è un ufficiale di marina, un certo punto. Ecco, lui è un ufficiale di marina che dirige una rivista storica che sta a Parma, che pare sia storia militare. Sì, sì, perfetto, perfetto, perfetto. Leggi tutto, leggi per favore, leggi. No, noi, te l'ho detto prima, noi siamo stati e continueremo a essere dei grandi estimatori di Franco Bandini. Ma certamente. Ne parleremo ancora di questo numero, di questa rivista, perché dobbiamo è importantissimo. Sì, sì. Adesso a noi ci interessa soltanto alcune risposte. Vai, ora, vai. Noi sappiamo perfettamente che la questione dell'ultra... la questione dell'ultra era stata inventata a copertura. Allora gli inglesi, infatti, scusami, per coprire il tradimento dei loro servi, esatto, bravo, si sono inventati la storia dell'ultra. In effetti Bandini, sai come chiamava la faccenda ultra? La chiamava una lepre meccanica a cui vanno dietro i fessi, basta, cioè i cacciatori è fessi, naturale. In sostanza, no? Perché è una lepre meccanica naturale. Ma è quelli che si inventano queste cose. Tra cui c'è anche Santoni, che Santoni si è prestato a questo scopo per avere un posto alla cattedra universitaria dell'Accademia Navale di Livorno. Quindi figurati un po' ai nostri poveri cadetti della Marina di Livorno che preparazione hanno avuto, avendo avuto un professore che dice certe cianciannate, che ha detto, che dice ancora. Ecco qua, va avanti, va avanti. Sentimi, una cortesia, mi mandi copia di quella pagina, per favore. Fotocopie. Ma tu non capiti da queste parti? No, capiterò ancora, vabbè, capiterò, dai, lo prendo così. Anzi, se trovo un numero, prendilo anche per me, se trovo un altro numero di quello là. Dove lo trovo? Io vabbè, questo qui l'ho rimediato tra le mie scartofie. Facciamo le fotocopie quando arrivo. Allora, quando vengo facciamo fotocopie. Allora, no, ma ti posso mandare tranquillamente fotocopie, no. Non è un problema. Non preoccuparti, continua, leggi. Qui questi sono gli ammiragli che ovviamente non dicono assolutamente nulla, sì. E io mi vergognerei pure, ma in ogni caso gli ammiragli sono contrammiraglio Donini, ammiraglio Massimiliano Morandino, ammiraglio Ernesto Giuriati, poi c'è Franco Bandini qui e lo storico Mariano Gabriele, sotto i partecipanti alla trovata, eccetera, eccetera. Scusa, facciamoli rivedere. No, scusami, sì, certo, no, scusa, sì. C'è una cosa da dire. Dimmi. L'ammiraglio Luigi Donini, sì. Invece, al grande giornalista, anche lui grande, bisogna dirlo, Piero Baroni, nel settembre dell'88-89, invece, disse e dimostrò come l'ultra è stata una bella bufala per coprire il tradimento dei servi inglesi. Ma questo, guarda, però mi meraviglio che Donini non parlava, vede, perché Donini a Baroni ha detto tutto, invece che guarda che il contrammiraglio Donini, eccolo qui, sì, c'è la faccia di una persona seria e onesta. Io non entro nel merito, perché in questo momento quello che a noi interessa, quello che in questo momento a noi interessa, appunto, è sottolineare alcune risposte evasive a domande molte chiare. Ricordiamoci che siamo nel 1981, appunto, 40 anni dopo punta stilo, e 41 anni dopo, esattamente, il revisionismo ha incominciato a fare parecchi passi avanti, siamo sì. Sempre però nell'ambito di un numero ristretto di persone, certo. Allora, in ogni caso, domanda di Franco Marini, molto chiaro, ma ammiraglio, lui si rivolge all'ammiraglio Giuriati, secondo lei qual è stata la misura vera del successo ottenuto dagli inglesi con l'ultra? La scoperta dell'ultra risolve veramente tutti i vostri vecchi assilli? Ammirato Giuriati, non c'è dubbio che questa
capacità inglese di sfondare i messaggi delle nostre macchine cifranti sia stato un fatto veramente notevole, anche per quanto riguarda l'influenza sulle operazioni navali. Su questo non c'è dubbio, e lo stesso libro di Santoni lo dimostra. Come no? Ma da qui a dire che il successo finale britannico per mare sia dovuto all'ultra c'è un passo troppo lungo. Muovo ti voglio! Bisogna tener conto di tutta un'altra situazione che riassumo molto rapidamente. Le rotte per la Libia e viceversa erano obbligate, non è vero manco per niente. Appunto. Potevamo romperci il cervello finché si voleva, spostarle 20 miglia più a ponente, più a levante, far partire i convogli di giorno o di notte, ma le rotte restavano sempre le stesse. Falso, perché conosciamo di tanti capitani di navi commerciali che, avendo avuto ordine di tenersi a un certo percorso, quello percorso era proprio quello che non facevano. Facevano tutti gli altri e arrivavano regolarmente in porto. Esatto. I convogli lenti passavano a ponente di Malta, facendo la rotta di Trapani e Pantelleria. E quella dovevano fare perché non ce n'era un'altra, non è vero. Quelli veloci passavano a levante di Malta e si poteva passare un po' di più, ma non tanto. Cosa comportava questa situazione di fatto? Che bastava che gli inglesi mandassero un sommergibile o un aereo in un determinato punto per sapere cosa sarebbe successo e prendere le misure opportune. L'ultra, dunque, ha avuto una notevole importanza ai fini dell'economia delle forze. Gli inglesi potevano risparmiarsi di mandare quel sommergibile o quell'aereo perché sapevano già, ma non avessero avuto l'ultra, avrebbero invece dovuto farlo. Io qui mi fermerei, perché anche qui c'è il discorso di Malta. Perché di tutte le cose prioritarie che si dovevano fare non si è conquistata Malta, che era la cosa più banale che si potesse fare? Perché non si è conquistata Gibilterra senza con ciò dover per forza chiedere il permesso del governo spagnolo, il quale governo spagnolo concesse a suo tempo Gibilterra agli inglesi, i quali se l'erano presa perché è viva, senza con ciò risponderne al governo spagnolo? È vero o non è vero? Verissimo. Ma già di più, le domande che tu ti fai adesso perché non fu presa Malta e Gibilterra, se le pose a suo tempo, in tempi non sospetti, attenzione, ripeto, sottolineo, in tempi non sospetti, l'addetto navale dell'ambasciata giapponese a Roma, che era rappresentante della Marina Imperiale giapponese, Toyo Mitsunobu, che allora era capitano della Marina giapponese, non so se di corvetto o di fregata, non lo so, che poi doveva diventare... I giapponesi che si sono presi tutto, si sono presi tutte le Filippine e tutto il resto. Esatto, scusa un attimo. Se c'hanno Malta pure arrivare non ce l'hanno. Appunto, ma aspetta, non è finita qui. Non è finita qui. Toyo Mitsunobu, che poi doveva diventare... che fu designato anche per succedere a Yamamoto, no? che fu un grande ammiraglio della Marina giapponese, per chi se ne intende di queste cose, ebbene si fece queste domande e lui si meravigliava e non sapeva il motivo per cui l'Italia non si prese subito Malta e Gibilterra, quando era tecnicamente e strategicamente possibile farlo con poca roba. Non c'era niente. E lui torna in Cinobus, non riusciva a capire, cioè, si rompeva il capo per, insomma, infatti cioè, i suoi rapporti che mandò allo sottomaggiore giapponese, che lui denunciava queste cose qua e si meravigliava che, insomma, non riusciva proprio a capirne il motivo. Tanto è vero che quando poi gli inglesi affondarono tre navi a Taranto, la Cavour, la Littoria, un'altra nave che poi la Littoria fu recuperata, ebbene, sai che è successo? Che lui, Toyo Mitsunobu, andò subito sul posto a verificare come questo fu possibile. E grazie allo studio che fece Mitsunobu a Taranto, e qui siamo nel novembre del 40, ebbene, i giapponesi poi studiarono, da questo attacco studiarono
quello che poi divenne l'attacco a Pearl Harbor. Io stesso sono stato in Giappone, a Kagoshima, a sud del Giappone, l'isola di Shukoku, se vi ricordo bene il nome, e lì vidi una baia, che mi indicò un mio amico giapponese, in cui mi fece vedere dove i giapponesi allenavano per preparare quell'attacco, perché già sapevano che, insomma, che andava avanti così. Ebbene, e loro si studiarono tutto grazie al raid inglese a Taranto, che poi, tu sai benissimo che il raid inglese a Taranto, che fu una cosa, quella ancora più vergognosa, quello fu fatto proprio in maniera tale da farglielo fare, cioè addirittura l'aspettavano che si facesse, capisci? Non mi senza reti parasiluri, ma una cosa pazzesca, cioè io dico io, ma cioè, non so, è possibile che non c'era nessuno che vedeva questo scempio, che pigliava un mitra e mettevo queste ammiraglie al muro? Non lo so, io mi faccio questa domanda e tante altre domande, ma è così. Sai purtroppo cosa facevo io? E lo dico senza tema, dimenticavo sì. tutti. Dunque certo. Tutte le cose, no? Tutte le come si chiamano? Tutti i moli, sì. Tutti impiccati lì, tutti in fila, capito? Sì, tutti come ha fatto Nelson, come fece Nelson con quegli eroici difensori della Repubblica Partenopea, senza tante chiacchiere, capito? Si doveva imitare l'esempio di Nelson, esattamente. Lì. No, ma purtroppo, io questo no, allora, no, ma siccome che io ho avuto un durissimo scontro con Santone su questo fatto, ti parlo di 15, 16, 18 anni fa, e io alla fine scrissi una lettera al giudice di questi fatti, con altre cose, direi abbastanza serie, bene, il giudice, quando ci fu poi il processo, a Santone gli fece un mazzo così. E ah, meno male, ogni tanto gli fece un mazzo così, sì, perché... Perché c'è testimone, un avvocato di Roma, che dopo ti dirò chi è, anzi posso anche dirlo, meglio che si sappia, si chiama Daniele Fabrizi, questo avvocato, che era lì e che è stata tutta la storia, anzi lui mi vuole conoscere, perché lui mi difese, che io non ero neanche a Roma, lui mi difese così perché era già, io gli mandai tutta una preparazione del fatto, dei fatti, e lui si studiò tutte le cose e alla fine Santoni uscì con le corna rotte. Peccato che non potesse a Roma, perché sennò gli avrei dato un cazzotto in testa, perché anzi per me questo uomo qui ha il mio più assoluto disprezzo e per dire di peggio, perché è soltanto una canaglia, una iena che piglia per il culo gli italiani, che non li voglio far sapere che quella guerra fu preparata da perdere già ancora prima, ma anni prima che Mussolini si affacciasse al fatidico balcone di Piazza Venezia il 10 giugno, e poi adesso l'annuncio della guerra, come poi sappiamo, eccetera eccetera, quindi, quella, quindi bisogna dire e ricordare che ancora prima che lui dichiarasse guerra, e prima che un soldato italiano, un aviere, un marinaio sparasse, era già tutto venduto e già tutto da perdere, così è stato, punto e basta. E oggi siamo qui, paese senza sovranità, che ora contiamo un cacchio, senza nulla, con dei governanti che sono dei traditori e dei camerieri di loro signori, che ci prendono per i fondelli dalla mattina alla sera, e poi tutto il resto, chi non vuole capire, lo capisce perché è noto. È naturale. Andiamo avanti e concludiamo con altre tre o quattro. Certo, prego, agli avanti, amici, avanti. Diciamo che l'articolo è veramente lungo, quindi questa intervista è veramente lunga. Io veramente mi sono fermato su piccolissime cose, però poi dovrò dare un dettaglio, perché è un dettaglio molto importante, sì, che pochissimi conoscono. Sì. Allora, Bandini dice: vorrei chiedere all'ammiraglio Donini due cose, a una delle quali ha già dato una parziale e anticipata risposta. Primo, se tutto quello che è stato pubblicato fino ad oggi su Ultra le pare autentico. Cioè, se quei famosi messaggi furono davvero intercettati e se è possibile che siano stati intercettati. Bella domanda, no? Bella, risposta? Aspetta. Secondo punto, la Marina italiana, in generale le forze armate italiane, possedettero mai una pari possibilità di decrittazione delle intenzioni nemiche attraverso i loro servizi? Sì, come no? Ammiraglio Donini, prima vorrei fare un piccolo discorso a proposito di quel che ha detto il professor Gabriele. Lei ha detto che c'è un 60% delle perdite che non si attribuisce a Ultra, ma che però si potrebbe scoprire o supporre che l'Ultra c'entrasse ugualmente. Guarda che bel giro di parole. Professor Gabriele, è probabile. Ammiraglio Donini, allora io le domando, se la sentirebbe di affermare che senza Ultra quel 40% si sarebbe ridotto a zero?
Certamente no. Quindi l'impatto di Ultra sulle nostre perdite reali non va visto 40% merito di Ultra, 60% non merito di Ultra, perché anche in quel 40%, se non ci fosse stato Ultra, vi sarebbero state ugualmente delle perdite. Ma va? Ma va? Senti bene quello che dice. No, ma sento, ho preso per il culo totale qua, avanti. Cioè, anche senza Ultra, la situazione geografica e quella tattica avrebbero certamente influito e procurato delle perdite. Certo, per il tradimento, no? Quindi che lo dice indirettamente. Senza Ultra. La situazione tattica avrebbe influito. Ma questi quattro coglioni qua, scusa, quanti erano questi ammiragli? I traditori, spioni. Quanti erano questi ammiragli? Quanti erano allora? Quanti erano? Quanti erano intervistati mi da Bandini? Forse di più. Vabbè, 5 6. Varia 1 2 3 4 5 6. Quei sei coglioni lì, che proprio coglioni miserabili. Cioè, a rispondere in questo modo, guarda, deve essere ma c'è la faccia di per creare cortine fumogene. Di merda. Allora, attento di nuovo, quindi sì. L'impatto di Ultra sulle nostre perdite reali non va visto 40% merito di Ultra, 60% non merito di Ultra, perché anche in quel 40%, se non ci fosse stato Ultra, vi sarebbero state ugualmente delle perdite. Ergo, no, Ultra non serviva a niente, le perdite sono state a causa dei nostri traditori. Cioè, infatti, anche senza Ultra, la situazione geografica e quella tattica avrebbero certamente influito e provocato delle perdite. Sì. Secondo punto, su Ultra, mi chiedo quanto è dovuto ad intercettazione di messaggi italiani e quanto a quelli della Luftwaffe. Su questo punto non abbiamo altro che quello che scrive il Winterbottom, e con questo chiudiamo per questo infame discorso. Certo. Però dobbiamo aprire un altro, perché anche questo qui va ancora avanti, veramente avanti. Qua c'è una marea di roba qua, e noi invece la lasciamo stare. Sì. Però c'è un altro discorsetto che a noi interessa di fare, e speriamo di poterlo trovare, perché la cosa veramente ci riempie di vergogna. Direi. La cosa ci riempie di vergogna. Poi qui c'è un altro articolo dell'amico Bandini. Vediamo, scusa. Non si uccidono più i maschi del vinto. Che poi questo è l'occhio polemico che poi lui ha pubblicato poco prima di morire, tutti questi interventi che ha fatto su Storia, li ha pubblicati in un libro che si chiama appunto L'occhio polemico. Bene. Ma proseguiamo. Scusa, su occhio polemico c'è anche l'intervista che ha fatto agli ammiragli? Ma non me lo ricordo, non mi pare proprio, perché sono due cose diverse ovviamente. Invece, quello che io voglio sottolineare è storia illustrata, non è giusto? Sì, è storia, sì. Storia illustrata. Storia illustrata. Ecco, del 1980. Dicembre 1981. Benissimo, molto bene. Allora, c'è un episodio che veramente mi fa proprio schifo, però dobbiamo tenere presente. Ed è, presumo che sia qui, no, qui non c'è. Si riferisce a cosa? Ci siamo vicini, i marinai ubriachi del Pola. Non mi risulta. Allora, praticamente, i marinai ubriachi del Pola, una figura da peracottari tipica nostra. Ma del Pola, della nave che fu fondata a Gao de Matapan il 29 marzo del 41. Ed erano ubriachi nostri marinai? Sì. Quando gli inglesi
Sì. La causa è un'altra, ma comunque lo spettacolo è ignobile. Certo che è ignobile. Quando l'incrociatore Jervis si affiancò al Pola e i marinai inglesi salirono sulla nave italiana, perché andavano per prendere i marinai perché il Pola ormai era fregato e sì, l'avrebbero definitivamente affondato, non poteva andare oltre. Certo. Quando l'incrociatore Jervis, che era quello che aveva con un soliuro colpito il Pola, sì, si affiancò al Pola e i marinai inglesi salirono sulla nave italiana, videro lo spettacolo ben poco edificante dei nostri marinai che, senza le divise, che erano bagnate, erano mezzo ubriachi a causa del vino bevuto per riscaldarsi. Ah, ho capito adesso. Un bellissimo spettacolo. Altro che spettacolo. Degno di questo paese. Degno di questo. No, no, Dioma. Non ho parole. Queste erano le cause dell'apparente anarchia che regnava a bordo del Pola. Allora, apparente anarchia. E voi, ufficiale, chi siete? I figli e i nipoti dei traditori? Non vi vergognate di questo modo di comportarvi? Guarda, altro io... Altro che quelli che andavano a consegnarsi a Malta. Io, scusami Giorgio, ti devo dare in questo senso una testimonianza veramente, direi, significativa. Io ho conosciuto, all'inizio degli anni 90, un ufficiale della Marina Italiana di allora, che allora era tenente di vascello, che era sull'incrociatore Oriani, o cacciatore per dire Oriani, che non fu sull'Oriani, sì, sull'Oriani, e che non fu colpito. La classe Oriani. Sì, ecco, sì. Lui si chiamava, questo marinaio ufficiale, si chiamava Ivo Villa, che a Como era molto conosciuto, tra l'altro, era un personaggio. Lui era con l'ammiraglio Chirigò, che era su quella nave. Era un ammiraglio, cioè inferiore a Iachino, un grado inferiore. Sì. Allora, quando cominciò la battaglia, in quel modo lì, Chirigò si mangiò la foglia, si avvicinò a Ivo Villa e gli disse: caro Ivo, qui ci hanno fregato. Certo. Questa frase disse l'ammiraglio Chirigò a Ivo Villa, lui me lo disse negli anni 90, è da allora che io mi incuriosì della cosa, e lui insomma ebbe sempre il sospetto che quella battaglia fu una battaglia che l'Italia vendette agli inglesi. In effetti le prove provate della vendita ce la date in maniera chiara, ma chiarissima, che solo quello stronzo di Santoni non lo vuol capire, ma fa finta di non capire, ma anche altri stronzi, devo dire la verità. Ma finta perché, di non no, capire. Perché a questo punto bisogna chiamarli così, questa posto città che non merda. Fosse anche lui complice. Allora diciamo che cosa ha fatto Antonio Trizzino, è andato nell'archivio Supermarina e ha preso i fonogrammi che furono lanciati in etere apposta da Supermarina alle nostre navi che erano già lì, perché sapevano che gli inglesi intercettavano i messaggi, e quindi grazie a quei messaggi gli inglesi riuscirono a capire con un semplice radiomaniometro dove erano le nostre navi. Tutto qui, ecco perché ci fu una mattanza. Pura mattanza, perché anche perché gli inglesi avevano i radar, noi no, invece il nostro radar era giacenza nei magazzini di Livorno da qualche parte, che il povero capitano di vascello, diciamo, il professor Ugo Tiberio, e lo fece lì, lo inventò nel 35, glielo lasciarono lì apposta dello scantinato, no? Guarda un po'. E invece gli inglesi lo usavano per poi massacrarci a causa della Mattapane, che fu, ricordiamoci bene, una battaglia che durò 8 minuti o 7, eppure una battaglia assolutamente impari, cioè i nostri capitani erano proprio in una carneficina organizzata da Supermarina. Trizzino, in quel libro lì che si intitola appunto Traditori in divisa, ha dimostrato i fonogrammi mandati da Supermarina, chi li ha firmati e chi li ha trasmessi. Nonostante queste prove che lui ha portato, eppure bene, ancora oggi la stragrande maggioranza dei cosiddetti pseudo storici italioti del cazzo, di merda, devo dire, ebbene, che cosa? Niente, cioè si continua a mistificare sempre, perché questo paese purtroppo è sempre in vendita, c'è poco da fare. Cioè, noi diciamo queste verità che sono verità veramente tali, come anche ha dimostrato insieme a Bandini, lo storico Piero Baroni, con i suoi libri che ho già detto, no? La patria venduta, i condottieri della disfatta, La vittoria tradita, libri editi dall'editore del Settimo Sigillo, che sono libri non politici, no, sono libri di storia pura, allo stato puro dei fatti, e lì uno capisce tutto, come l'ultimo che ho pubblicato, che anche in rete sul sito Amazon,
che si intitola Crepuscolo, no, Spigolatura di guerra. Ecco, e lì parla chiaro, eppure nonostante questo, siamo sempre lì che questo paese fa fatica a rinascere perché purtroppo non sa come e perché si trova questo stato. Ma è quella gente lì che sta sempre lì al potere, no? Esatto, questo ma andiamo avanti, tragico. Perché questo è uno spettacolo da far cascare le braccia. Ma certo, ma quello lì del polo sono allora, ubriachi, non posso immaginare. Queste erano le cause dell'apparente anarchia che regnava a bordo del Pola. Preciso che una ottima descrizione di quella triste pagina della storia della nostra Marina l'ho trovata nel libro Le battaglie navali del Mediterraneo nella Seconda Guerra Mondiale. Quanto poi al superbo atteggiamento di alcuni ufficiali inglesi nei riguardi della nostra Marina, penso che non sia neanche il caso di parlare. Ma certo, insomma, cos'era successo? Era successo che i nostri marinai, una volta che la Pola stava per affondare, presi dal panico e si sono buttati in mare. Sì. E lì, come al solito, mi sembra di rivedere una certa quale sceneggiata che è successa un annetto e mezzo fa dalle parti dell'isola del Giglio. Perché sì, le cose sono le stesse. Il disordine è uguale. Il casino è uguale, la irresponsabilità dei comandanti è la stessa. Sì. E poi la punizione, come al solito, non c'è. No, non c'è, anzi c'è la promozione. C'è. Sì, sì, ma come dimostra il libro di Iachino, di Memorie, che quando parla del suo incontro con Mussolini, io se ero Mussolini appena avrei visto Iachino gli avrei sparato in testa. Minimo! Subito. Minimo! Subito. Sì, Signor Martino, mi dispiace. No, momento. Ho tutta non la stima per lei, però si piglia questo proiettile. No, in fronte. E lui stesso l'ha scritto nelle sue memorie. Lo so, chissà che cosa. E Mussolini ha detto niente. Lo so, ma di più, Mussolini, se era veramente tale, il dittatore che si dice, cioè avrebbe dovuto farlo fucilare seduto a sta, anzi, avrebbe dovuto andarlo a fucilare lì al primo pulino che si trovava, insomma, al primo luogo, avrebbe dovuto andare lì a fucilare, non avrebbe nemmeno dovuto concedergli di andare a Piazza Venezia, capisci? Questo è il colmo, ti fa capire, ma come cazzo è possibile che sono capitate queste cose qui? Ma com'è possibile? Esattamente. E questo che mi domando, porca miseria. Allora, però, per i nostri amici lo dobbiamo dire cosa è successo. Allora, questi ragazzi, presi dal panico, si sono buttati in mare. Poi, visto che la nave non affondava, sono ritornati su tutti bagnati fradici. Giustamente, il comandante gli ha dato da bere del cognac per rinfrancarli e non farli morire. Al che loro, ubriachi fradici, si erano levati tutti i vestiti, per cui quando gli inglesi sono saliti sulla nave, hanno visto tutta sta gente ubriaca, no? Sbarcata, nudi e ubriachi. Allora, questo mi ricorda tanto la classica frase facite a muina, tipica della marineria napoletana, e non aggiungo altro. Non aggiungi altro perché purtroppo è e non aggiungo tutto. Altro. No, ma non se ne guarda, lascia stare, Giorgio, perché qui è una vergogna totale, guarda, è una vergogna veramente. Guarda, questa vergogna si può cancellare solo con un'altra guerra e combatterla veramente seria, perché altrimenti rimarrà sempre sulla nostra pelle, come un marchio indelebile di traditori bastardi, punto e basta. Naturale. Allora, io visto che abbiamo ancora qualche minutino, colgo l'occasione per soffermarmi su un altro paio di articoli di grande importanza. Prego. Questo qui è uno, l'altro, quello relativo, ricordiamocelo però, al sacco di Roma. Perché questo qui del sacco di Roma va letto quasi per intero, perché ci sono dei risvolti che a mio avviso rientrano alla grande negli ultimi avvenimenti dell'ultima guerra e soprattutto a Roma, ma lo dovremo dire un'altra volta. Certo, perché quello che è successo al sacco, è vero che buona parte degli italiani non sanno che nel 1527 c'è stato un sacco di Roma, un saccheggio totale con massacri della popolazione che nel breve tempo fu ridotta a un terzo di quella che c'era prima, sì, e di fronte alla quale, come dicono i cronachisti,
impallidisce la crudeltà del sacco di Costantinopoli ad opera dei turchi a fine del 1400. Esatto. Ricordiamo che il sacco di Roma fu fatto da italiani imperialisti, cioè dell'impero di Carlo V, Lanzichenecchi e tedeschi. Sì. I Lanzichenecchi per di più erano protestanti, per cui sfogarono contro i cittadini romani l'odio che avevano contro il Papa, ma questo è un discorso che poi diremo al momento opportuno. Ricordiamo, no, ovviamente, questo qui è un discorso da trattare bene, religione, perché ho capito dove durante arrivare le guerre di religione, eh? Ho capito dove arrivare, è un discorso interessante. Sì, durante le guerre di religione, durante le guerre di religione in Francia e in Germania avvennero dei massacri bestiali ad opera soprattutto dei cattolici, ma non entriamo in questo merito, voglio parlare un'altra volta. Certo. Quello che invece mi interessa in maniera interessante è veramente questo, perché vedi il titolo, mi ha aperto una luce, 1881, uccisione dello zar delle riforme. E chi era? Alessandro III? Esattamente, secondo, sì, ho capito. Dopo quattro tentativi falliti, i terroristi raggiungono infine il bersaglio. Ma con Alessandro II muore per la Russia anche la speranza di una sempre maggiore libertà. Un momento. Allora, questi nichilisti, per conto di chi agivano? Appunto. Che non volevano la modernizzazione della Russia. 1881, a due passi dalla sconfitta della Russia che è avvenuta con la battaglia di Tsushima. Sì. Ad opera del Giappone finanziato dagli Stati Uniti d'America. Esattamente. Ma ti voglio dire un'altra cosa. E della pace di San Francisco. Esatto, fatto in America, appunto. Lì si capisce tutto. Tu pensa un po', i russi e i giapponesi allora, fanno questi ma scusa. Ma questi terroristi, per Dio, non da hanno niente a che vedere con i terroristi che hanno insanguinato l'Italia qualche decennio fa. Sì, sì, sempre quelle. Scusa un attimo. La gente comune, cioè chi è un po' intelligente, se va a guardarsi la guerra tra i russi e i giapponesi, no? Del 1905, no? Vale a dire di 108 anni fa, dovrebbero farsi una domanda: ma perché i russi e i giapponesi fanno la guerra fra di loro e poi vanno a fare la pace a San Francisco in America, California? No, già questo fatto uno un po' intelligente dovrebbe riflettere. Ma venendo allo zar Alessandro II, ti voglio citare una cosa, un film molto bello fatto dai russi dopo, diciamo, negli anni 90, metà anni 90, che si intitola Il barbiere di Siberia e parla della storia di Tolstoi e guarda caso durante lo spirito dello zar Nicola II, il quale zar era talmente riformista che voleva addirittura riformare anche l'esercito in senso sociale. C'è un discorso che lui fece a dei cadetti, che il film lo dimostra, che tra l'altro c'è il regista Nikita Mikhalkov, che poi c'è anche un altro attore russo famoso, adesso mi sfugge il nome, si intitola Il barbiere di Siviglia, ma c'è anche in internet questo film, c'è anche in internet, si può vedere, è proprio un film ben fatto su una storia di Tolstoi durante quel periodo, e appunto cita anche questo, lo zar Nicola II, Alessandro II, che dal discorso che fece si capiva che questo articolo, insomma, è proprio, come dire, centrato, no? Perché in effetti voleva fare proprio una riforma e quindi fu fatto fuori. E non poteva esserci la riforma, no? Dovevano distruggere completamente lo zarismo. Esattamente. Altre due frasette significative, perché poi guarda, il discorso è grosso. Perché? Perché ci interessa a noi di dire queste cose? Perché nei fatti la storia
la storia è un qualcosa che ti appare di una enorme semplicità, perché anche la faccenda, abbiamo parlato ieri dell'attentato e della morte di Kennedy, no? Per cui le persone, io parlavo di Giorgio Pisanò, che non era riuscito, aveva capito che dietro c'era una congiura, certo, ma non poteva capire che la congiura era quella di loro signori, perché non sapeva cosa c'era dietro, esatto, alla nascita della Federal Reserve e tutto il resto, quindi non poteva arrivare fino a quel punto. Lo stesso dicasi qui: hanno ucciso il cattivo zar, i movimenti popolari hanno ucciso il cattivo zar, invece non è vero, è esattamente il contrario, esatto, hanno ucciso l'unico zar buono, e questa la faccenda. Allora, infatti è vero, era molto, Alessandro II stava facendo delle riforme eccezionali, ma purtroppo eccolo qui. In particolare l'abolizione della schiavitù non accompagnata da una seria riforma della proprietà terriera aveva segnato l'inizio di una grave crisi agraria che favorì l'agitazione dei populisti, lo sviluppo del movimento nichilista, la fine dell'indirizzo liberale e il rafforzamento del governo di polizia. Attenzione, qui a fianco prigionieri politici ammassati eccetera eccetera. Ma certamente riforme, ali, come quel tipo di riforma che è l'abolizione della schiavitù della gleba, ma non puoi farla nel giro di 15 giorni approntando anche le di carattere sociale. Basta vedere quello che fanno sti mascalzoni al governo, i vari Letta, il cretino di Monti eccetera, che prendono delle misure che ancorché le prendessero perché sono cretini, sì, ancorché delinquenti, prendono delle misure alle quali non sanno comunque, e siamo nel 2013, porre, sì, dei rimedi di carattere giudiziario o comunque sia dei rimedi di carattere politico, per cui, esatto, lo sanno. E quindi ti immagini all'epoca dello zar, era già di per sé stessa una riforma terribile tale da eliminare la servitù della gleba, ma porco Giuda, è chiaro che avrebbe mandato in tilt, no? Avrebbe, sì, mandato in tilt i piccoli coltivatori, che si utilizzavano invece quelle anime morte lì, no? Quelle anime di Gogol, esatto, no? Che si chiamavano anime, no? Quei quali lì. Ma d'altronde l'insegnamento che ci viene dall'America dopo la guerra civile, perché in quel caso lì l'America seppe contenere le spese, perché i negri furono sì liberati dalla schiavitù, ma continuarono a vivere in una situazione di sottosviluppo che è venuta lentamente a cambiarsi negli ultimi 10-20 anni. Sono sempre stati sottopagati. Sì, e infatti sappiamo. È chiaro, no? Chiarissimo, direi. Allora tu approfitti di quello, certo, approfitti di un minimo di disordine sociale e arrivi al punto cardine. Fai fuori lo zar, come a suo tempo fu fatto fuori Rasputin dalla stessa gente, perché Rasputin fu ucciso per conto dei servizi segreti inglesi, esatto, perché Rasputin si opponeva all'entrata in guerra della Russia, entrata in guerra che avrebbe comportato sicuramente il crollo del potere zarista. Ma infatti perché fu ucciso la potenza tedesca era tale che avrebbe distrutto completamente l'impero zarista. Infatti una cosa vuol dire, Giorgio, su Rasputin, se tu hai fatto caso, si parla malissimo di questo personaggio di tutti i colori, però nessuno dice quello che tu hai detto, che adesso, ma l'hai detto anche qualche tempo fa. Appunto. No, appunto. Si denigra Rasputin come se fosse, che so, uno stregone, qualcuno, invece no, era uno, sì, che lui voleva impedire alla Russia di fare la guerra, proprio voleva impedirla. E anche se poi va ascendendo sulla corte di Romanov, però quello che tu dici è vero, perché degli storici onesti l'hanno dimostrato. E fu ucciso con una congiura, cosa da aggiungere. Una congiura fatta dall'MI6 inglese. Esattamente. Allora, l'ultima cosa che va detta, sempre del buon Rasputin, il quale acquistò, perché dietro c'è proprio una cultura, acquistò grande influenza, perché quando gli affidarono lo Zarevich, gli tolse l'aspirina, no? Sì. Perché? Perché i medici dell'epoca avevano prescritto l'aspirina. Perché? Per convenzione e completamente priva di significato e totalmente alogica, e siccome l'aspirina era l'unico prodotto ultra reclamizzato, no?
i medici hanno prescritto l'aspirina, senza tener conto che l'aspirina aggravava enormemente la patologia di quel ragazzo, perché aumentava la liquidità, diciamo così, per farlo capire ai nostri amici, essendo un potente antiaggregante piastrinico, aumentava la liquidità del sangue. Quindi questi medici, questi professoroni, come noi abbiamo detto già più di una volta, no? Quel palamide con la barba, poi alla fine facevano quello che fanno oggi i medici, i professoroni sempre, i quali prescrivono la chimica e la stamina. La chimioterapia, sì. La stessa cosa, insomma, no? Ho capito. Esattamente. Senti, ma acriticamente prescrivono la chemioterapia. In ogni modo, te lo dico. Perché? Perché così vige, ipse dissit, come facevano i medici coglioni del 400, del 500, del 600, ipse dixit, cioè Ippocrate. Ippocrate. Ippocrate detto, sì. La pensava in maniera molto diversa. Anche Galeno, che è stato un grande medico militare, i suoi pazienti li curava. E invece erano sti coglioni qua che pigliavano quei ricettari del cacchio e senza nessuno spirito critico li applicavano ai loro poveri e disgraziati pazienti. È la stessa cosa. Sì, sì. I medicastri, mediconi dello zar, della corte, prescrivevano l'aspirina, che era l'unico prodotto reclamizzato all'epoca. Oggi i medici, gli stessi professoroni, prescrivono la chimioterapia senza sapere nemmeno il cos'è. Non è tutti torti, in effetti purtroppo è tutti torti. Te devo solo fare un passo indietro riguardo al film che ho citato prima, che si parla di Alessandro II, si intitola appunto Il Barbiere di Siberia, o in inglese The Barber of Siberia, con l'attore Oleg Mechnikov, che è un attore molto famoso in Russia, un po', diciamo. Ma è stato molto reclamizzato sto film, adesso ve lo ricordo. No, ma è un po' visto, Oleg Mechnikov è un po', diciamo così, la Alain Delon della Russia, via, diciamo così, via. Oppure sì. Valentino della Russia. E poi il regista Nikita Mikhalkov è quello che fa, che recita anche la parte dello zar Alessandro II, che fa un discorso nell'inaugurazione nel congedare i cadetti che escono fuori dall'Accademia Russa. Lui fa un discorso molto sociale, rivolto soprattutto al soldato russo, e che è interessante perché si capisce che questo imperatore, questo zar, voleva veramente fare le riforme, e come poi dimostra anche la sua storia, che poi purtroppo è andata a finire come dici tu, perché è chiaro che il tracollo dell'URSS fu preparato qualche decennio prima, questo è ovvio, si dice. Perché, tra l'altro, come ha dimostrato lo storico Piero Sella nel riassumere quello che fu la battaglia con i giapponesi nel 1905, ebbene, bisogna che si sappia che anche qui i certi signori, i loro signori, tramite i canali massonici, riuscirono a comprare lo Stato Maggiore russo. Per esempio, nel 1905 la Transiberiana era già pronta, già funzionava. Ebbene, i rifornimenti che dovevano andare dalla Russia europea alla Russia asiatica, cioè quindi parliamo di Vladivostok, non arrivarono, anche lì ci furono sabotaggi terribili e del dispattivo terribile, cioè successe tale e quale quello che successe all'Italia 40 anni dopo, cioè nel 40. Ecco, lo storico Piero Sella ha ricostruito questa retroscena della battaglia tra russi e giapponesi, cioè i russi furono totalmente, cioè all'interno stesso ci fu un fronte interno che fece di tutto per perdere la guerra ai russi. Poi i russi si presero la rivincita circa 34 anni dopo, nel 39, con Zhukov, contro i giapponesi, in Manciuria, che ci fu uno scontro breve dove i giapponesi li buscarono, perché i russi avevano, chiaramente, già avevano il T-34, erano armati già potenti, e lì poi i giapponesi ci pensarono bene e non pensarono più di invadere la Russia come voleva Hitler, no? Ti ricordi che Hitler voleva anche un fronte? Ma certamente, anche lì per me è stato un grande errore. In ogni caso, sì, non entriamo anche in quel merito, che sennò dovremmo allungare molto il brodo. Esattamente. Allora io vorrei finire con, siccome, il tempo è già da oltre. Come capita sempre quando si fanno queste cose, noi siamo interessati soprattutto all'elevazione spirituale dei nostri amici, finiamo con una frase di alto significato spirituale. Benissimo. No? Molto ed è questa: amare e non essere amato è come pulirsi il culo e non aver cagato. Dopodiché buonanotte. Stop. No,
dico, in sostanza è così. In sostanza pare che il primo che l'abbia detto sia stato Isaia, sai, questi, questi Isaia. Santoni, capito? Sì, 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 Isaia. Ti assicuro che è Isaia, scusa. Isaia è stato chi? Geremia. Sarebbe stato Geremia. E Giacobbe no. Ma è Giacobbe, l'ha detto. Anche, o anche. Tutte e tre. Sì. Questa qui, guarda, allora c'era da dire, proprio... c'era da incorniciare. Lo disse... Lo disse Geremia, lo replicò Giacobbe e poi diremo al momento opportuno altre cose. No, ascolta, dobbiamo riprendere a più presto i contenuti di quella rivista che tu hai fortunatamente preso a suo tempo, sì. E che rimane un documento eccezionale, e quindi l'intervista dei Bandini e poi soprattutto... anche il saccheggio dell'Anzichenecchi fatto da Roma del 1527. Ah, quella è di un'importanza stratosferica. Sì, dobbiamo dirla più presto, caro mio. Ecco, domani parliamo di ai nostri amici. I risvolti, la lettura poi... dell'ultimo numero di Nuova Storia Contemporanea, che sì. È in, nelle edicole, sì. Nelle, non in tutte ovviamente, quelle più grandi, e nelle librerie che espongono riviste storiche, sì. Di questo tipo. L'ultimo numero è di un interesse stratosferico, c'è sì. Una marea di roba, citeremo alcune cose al momento opportuno. Grazie, dobbiamo parlare veramente. Bene Giorgio, dobbiamo chiudere qui, abbiamo fatto una chiacchierata molto lunga ma direi molto proficua secondo me. E abbiamo dato gli spunti di riflessione a chi vuole capire, e questo è quello che conta poi alla fine della, insomma, di tutta questa nostra, diciamo così, passione che ci mettiamo per esternare. Ma poi soprattutto noi abbiamo detto un proverbio per l'elevazione spirituale dei nostri, certo, amici. Certo, l'hai detto prima, chiarissimo, insomma, più chiaro di questo. Da meditare durante tutta la notte, sì, soprattutto sì, sì. Quando uno è stitico, capito? Lo so, capita anche quello, capita. Va bene. Capita sempre. Ti saluto, carissimo, buona serata. E buona serata anche ai nostri amici. Il grandio Priapo. Appunto, il grandio Priapo appunto, e non dimentichiamoci, imperatore Cesare Augusto. Esattamente. Però senza Cesare non c'era lui, però lui è stato il primo imperatore, perché Cesare poi è morto prima. E quindi lui che... Da lì cominciò tutto un iter che poi sappiamo. Va bene, a presto. E poi noi diremo l'ultima sempre domani, sì. Però riferendoci alla grande filosofia, certo. Dicendo lo disse Socrate e lo confermò Santippe. Ah. Però lo diremo domani, se gli amici ci seguono. Certamente ci seguono. A presto e buona serata. Bene. Ciao carissimo, ciao.